sono per Elton. Allora siamo quindi Abbe. Oddio, Abbe. Allora, Abbe contro Abbe e Little Mac. O è vero che vedremo Falcon. Il suo come inizio. Beh, c'è anche Radica contro Ness. Se sta off stage è morto. Almeno Falcon minimo una recovery, una parvenza di recovery ce l'ha. Però quello che dicevo prima, pertanto questo è ancora button check, penso. Sì, sì, è button check. Non penso, sai. Aspetta, un po' Pepa, ma la stanno a giocare? Spero di no. No, questa è. Penso che sia. La stanno giocando. Benissimo. Vabbè. E niente, quindi pensavamo appunto che stessero cercando i pulsanti, invece sono partiti senza aspettare il nostro ok. Bene, verranno puniti con qualche frustata dopo. Quindi, inizia la partita, magari vuoi presentarli tu, allora, che sono quelli corregionali. Entrambi i giocatori marchigiani, Gandix attualmente possibilmente il miglior player marchigiano dal momento che il Moro è in pausa indefinita. E Abbe, giocatori di Fabriano, con un playstyle diciamo parecchio originale, nel senso molto poco convenzionale, in modo simile a quello di Diaz. Infatti sono compagni di training da sempre. Ah, questa cosa non la sapevo, per esempio. E presentiamo anche i loro personaggi. Gandix, che appunto vediamo, vabbè, come si vede dai tag, sì, certo. Però comunque sempre bene specificare. Mamma mia, comunque Falcon, che è uno dei personaggi più pesanti, muore, vabbè, così, però dicevo, stava per morire dal backthrow prima, dall'altra parte dello stage. Era davvero ridicolo qualche volta guardare il backthrow di Ness. Comunque, prima stavo pensando, no? Prima appunto, mentre pensavo che loro ancora stessero facendo il button check, stavo pensando ai personaggi di Abbe, che sono, penso, se non sbaglio, solo Falcon e Little Mac, giusto? Esatto. E stavo pensando quale dei due è meno peggio in realtà contro Ness, perché uno c'ha grossi problemi sul combo, tipo Falcon, come vediamo ora. Certo. Mentre invece se Little Mac è offstage, mamma mia, questa è stata uno stupro. Ok, Falcon si comporta un po' da Little Mac, vediamo. Sì, esatto, no, è proprio una cosa che secondo me è un grosso problema questo per Abbe. Cioè, un personaggio sicuramente difficile da giocarci contro, specie se appunto è Gandix quello che lo gioca. Sì, vediamo quindi un probabile switch a Mac. Uno switch a Mac che è forse il personaggio più forte di Abbe, ma non so se sarà abbastanza per tener testa al Ness di Gandix. Per caso tu sai se si sono già affrontati, cioè quante volte si sono già affrontati? Beh, guarda, Little Mac Ness? Nei nostri Civita Smash mai, perché li facciamo solo da 2 mesi, ma nelle friendlies che facciamo da sempre. Non dico abbastanza spesso, perché Abbe è da un bel po' di tempo che non si faceva vedere. È tornato il mese scorso con il Civita Smash, appunto. E quindi non... ancora non mi rendo conto di quanto possa essere migliorato dall'anno scorso, però sostanzialmente mi sembra di vedere un playstyle molto simile a quello che già conoscevo. Sì, che praticamente gioca molto sui footsies, io ho visto molte roll che sicuramente sono uno degli attributi migliori a terra di Little Mac, nel senso sono veloci, molti frame di invincibilità e altre cose. Però vedo che sta funzionando il nostro switch. Beh, spesso, per adesso, sì. Spesso, sai, specialmente ai livelli nostri, insomma, che non sono certo quelli dei top player, per esempio americani, a volte andare per la counter pick, cioè quello il personaggio col matchup migliore, non è tanto efficace quanto usare il tuo personaggio, che sai che ha comunque quella debolezza, ma proprio per questo motivo ci stai molto più attento, capito quello che voglio dirti? Per esempio, guarda, adesso Abbe quanto sta giocando, mamma mia. Abbe sta giocando benissimo in questo momento. Esatto, più concentrato, lo vedo proprio che è molto più bravo. Una lead consistente su Gandix attualmente. C'è da dire che se finisce offstage è pur sempre Little Mac, che a terra è fortissimo, ma da qualsiasi altra parte... Ricordiamo poi che Ness ha strumenti di edgeguard quali il Peaky Thunder, che abbiamo appena visto, ed il Fair, che non si è ancora andato a prendere lo stock, ma adesso potrebbe farlo. Non è pronto qua con la tech. E Ness solo 8 danni, che è una cosa sicuramente importante per un personaggio come Little Mac, che spesso a percentuali alte gli basta un colpo. Vediamo, è una fase molto concitata questa. Nessuno dei due vuole perdere questo game, vabbè, per ovvi motivi. E anche invece però Gandix lo vedo che se perde questa... beh, chiaramente andrà in losers e... sempre meglio restare in winners, chiaramente. No, parlo proprio del game, questo qua. Secondo me questa è una fase cruciale, è una fase, nel senso... Sì, sono d'accordo. Sono due personaggi che dipendono molto dal momentum, nel senso che... soprattutto Little Mac, ok, però anche Ness.
Cioè, se uno dei due giocatori se la sente di più, tra virgolette, rischia che si trasporta questo momentum anche sul terzo game e poi lo vince di impeto, capito? E vediamo che Little Mac ha... Eccolo, in cima alla barra rossa, KO Punch. Little Mac è un personaggio capace di mettere molta pressione agli avversari. Però fuori adesso perde il KO Punch, perde non solo, tutto. Non solo mia. Per il KO Punch che ha appena perso, ma anche in generale per la super armor sugli smash. Diciamo che non sei mai al sicuro, infatti. Però è morto. Però è morto. 2-0. 2-0 per Gandix che si porta a casa la vittoria. Molto più close, peccato perché è riuscito a rimontare Gandix, ma era sotto fino a qualche secondo fa. Un peccato per Abbe questo, che finisce il Losers quindi. Finisce il Losers e andrà a fronteggiare non so chi.